design è un po' un'avventura, nel senso che parti con un'idea o parti con un pensiero e poi non sai bene che cosa verrà fuori. Come per un'avventura tu puoi prepararti, perché comunque puoi pensare, se fai un viaggio, di avere l'abbigliamento giusto o di aver studiato la piantina, la mappa, puoi prenotarti gli hotel oppure puoi andare random, comunque fai un progetto. Un po' col design è un po' la stessa cosa, però non sai che cosa effettivamente poi succederà. Devo dire che soprattutto in Italia non è facile per una donna lavorare in un campo tecnico e avere la stessa, diciamo, valorizzazione che normalmente è riservata a un uomo. Questo non è una questione, diciamo, personale, è una questione generale, perché comunque si pensa che la donna per natura non sia portata a risolvere degli aspetti tecnici. Io penso che il limite non lo danno soltanto gli uomini, ma il maggior limite è dato proprio dalle donne. Cioè, penso che noi dovremmo fare un cambiamento, ma noi stesse dovremmo fare un cambiamento e smetterla di pensare che non possiamo gestire l'aspetto tecnico, smetterla, decidere che basta, non è un limite. Se noi decidessimo che non è un limite, cambierebbe tutto a livello culturale. Ecco, io penso che adesso è il momento di finirla. Ma perché sarebbe un mondo più interessante? Non perché io sia femminista, ma sono un po' stufa di questi stereotipi che ci in qualche modo bloccano, perché penso che se noi non siamo bloccati da degli stereotipi, nasceranno sicuramente delle forme di design più interessanti.